nostro mi sta bene, quando invece si inverte il rapporto e noi siamo al servizio della tecnologia un po' meno. Ho qualche difficoltà per esempio ad accettare le automobili parlanti, ultimamente una volta quando si pubblicizzavano le automobili si parlava di prestazioni, comfort, comodità, consumi, oggi l'argomento di vendita diventa l'automobile parla e chi se ne frega, no, perché insomma alla fine poi uno sembra un mezzo deficiente, lì accendi l'aria condizionata, spegni l'aria condizionata, poi se uno, come dire, non ha tanta voglia di parlare è molto meglio premere un bottone, scherzi a parte. La tecnologia sta invadendo sempre di più le nostre esistenze e non so quanto sia piacevole. L'altro giorno, per esempio, Tre ha avuto un blocco per tutta la mattinata di internet. Io non ho avuto problemi, mio figlio qualcuno ce l'ha avuto. E allora la domanda è, la tecnologia, dipendenza e assuefazione può essere un problema riguardo i social network, riconosco la valenza positiva che possono avere in certi casi, ma di fatto noi abbiamo dato in pasto la nostra vita a un signore che sa tutto di noi ma noi non sappiamo niente di lui e questo è un po' inquietante. Quando facevo il giornalista e mi dovevo occupare di cronaca, se c'era un omicidio si andava a bussare a casa della persona, si cercava di avere una foto, capire, costruire. Oggi muore una persona, c'è un incidente, vai su Facebook, tagli proprio i colli, insomma sarà un universo un po' distopico quello che io immagino, ma a me tutta questa febbre da social non è che faccia impazzire, del resto sono nato analogico e morirò digitale, quindi insomma. Comunque grazie alla tecnologia Pixar ha fatto un cartone animato pazzesco. E con questo parte l'applauso.